Il successo è netto e convincente di quelli primato a parte in grado di regalare fiducia e consapevolezza. La Waterpolo Vespa Messina supera a pieni voti anche l'esame SIS Roma e conferma nella capitale il suo ottimo momento di forma. La squadra di Maurizio Mirarchi vince per 16-9 una gara mai in discussione. Incontestabile sin dall'avvio la superiorità tecnica delle priorità ne è partita alla grande e in grado di dominare per tutto l'arco del match salvo un piccolo inevitabile calo all'inizio dell'ultimo parziale, come dimostra il costante vantaggio sulle capitoline. Tanto da far passare come abbordabile un match temuto non poco da staff tecnica e società alla vigilia visto lo straordinario rullino della SIS. Per la società del presidente Felice Genovese, un inizio di stagione coi fiocchi che dovrà trovare conferme nei prossimi impegni italiani ed europei. Sugli scudi, le medagliate d'argento di Rio, Aiello e Radicchi in gol per 4 volte a testa, bene anche Gitto, autrice di una tripletta. In casa Mirarchi, a gioire è solo papà Maurizio che ha vinto nettamente il derby con la figlia Veronica che milita nelle fila romane, autrice comunque di un sigillo personale. Il tecnico messinese può essere soddisfatto per il gioco espresso dalla squadra, per le azioni in superiorità e per il primato in classifica. Già perché con questi 2 punti la Waterpolo Vespa Messina si issa da sola in vetta alla graduatoria a quota 13. A inseguire c'è Padova, vittoriosa su Cosenza per 14-6, detentrice dello scudetto soffiato proprio alle messinesi a maggio nella finale disputata alla Piscina Cappuccini. Lì dove sabato le peloritane affronteranno un test abbordabile con il fanalino di coda Pescara ancora fermo a quota 0, una ghiotta opportunità per provare ad allungare.